Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video che mi avete chiesto in molti e ci tenevo anche a fare, dove voglio parlarvi di alcuni effetti che si possono fare con il cubo di Rubik, ovvero riguardanti la cubomagia. Premetto subito che non sono gli unici effetti esistenti, anzi, probabilmente farò altri video se vi piacciono, ovviamente come questi, parlando anche di altri effetti. Oggi ve ne voglio proporre tre, tra l'altro anche abbastanza famosi. Avevo accennato qualcosa già nel mio video come iniziare a fare magia con il cubo di Rubik, ma oggi voglio parlarvene in più in dettaglio e dirvi anche qualcosa in più. Spero che il video vi piaccia e prima di iniziare, vi consiglio di andarmi a seguire sul canale di Telegram. So che ultimamente lo dico spesso, ma lo sto davvero tenendo molto aggiornato per quanto riguarda l'effetto che deve uscire. Quindi nulla, ve lo dico più che altro se siete curiosi e interessati, vi lascio il link in descrizione. In più sto dando anche informazioni e aggiornamenti su un raduno che farò, ve lo dico già, il 22 aprile a Torino. Anzi, se siete interessati o se pensate di venire, potete anche scrivermelo nei commenti. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Ciao a tutti, buona visione! Ok, eccoci ragazzi, oggi analizzeremo ben tre effetti che si possono fare con il cubo di Rubik, quindi appunto effetti di cubomagia. Partiamo da un effetto che è probabilmente uno dei più famosi, dei più conosciuti e che ha fatto esplodere la moda del cubo di Rubik appunto nell'ambito magico. Sto parlando di Cube 3. Beh, questo effetto, questo prodotto è davvero molto famoso e ci permette di fare parecchie cose con il cubo di Rubik e prima di tutto diciamo che è stato appunto ideato da Steven Brundage ed è stato distribuito dalla Murphy Magic. Beh, ci sono parecchi effetti al suo interno e una volta ricevuto riceveremo appunto questo scatolino con dentro un cubo di Rubik e un link per andare a vedere la spiegazione delle varie routine. Gli effetti proposti appunto sono tanti, uno tra questi è quello del cubo scombinato che mettendolo in un sacchetto di carte e tirandolo fuori si risolve, questo è uno dei più famosi. Poi abbiamo un secondo effetto che consiste invece nel risolvere il cubo con l'immaginazione, ovvero semplicemente passandolo attraverso le mani, un cubo scombinato lentamente si risolve in modo appunto magico. Abbiamo anche un terzo effetto. Il terzo effetto consiste nel prendere il cubo di Rubik scombinato tra le mani e lanciarlo in aria, appunto lanciandolo in aria in questo modo il cubo si risolverà. C'è in realtà anche un quarto effetto che Steven fa spesso, ovvero quello di prendere il cubo di Rubik scombinato, passarlo dietro la schiena e lanciandolo appunto da dietro la schiena il cubo ritorna nell'altra mano risolto. Anche quello è un effetto molto di impatto per lo spettatore. Se volete vedere questi effetti potete ovviamente andare sia sul trailer di Cube 3 ma anche sul mio canale perché ho fatto parecchie performance appunto di questo effetto. Ma parliamo ora invece di un altro effetto, anche questo secondo me molto bello, un po' meno famoso di quello appena visto. Sto parlando di Cube Cards, ideato da Kev G o per la precisione Kev Gregson e distribuito dalla Saturn Magic. È un effetto molto bello, anche di questo ho fatto una performance sul mio canale se volete vederla. E non vi mostrerò bene tutte le carte perché sennò svelerei un po' del segreto che ci sta dietro, ma sostanzialmente una volta acquistato vi arriveranno appunto queste carte, solo le carte senza il cubo, con dei cubi tutti mischiati. E anche con questo effetto ci sono parecchie routine da fare. La routine principale, secondo me quella più completa e più bella che ho portato anche sul canale, che faccio spesso in pubblico, è quella che consiste nel prendere un cubo di Rubik risolto. Nel far vedere le carte con i cubi mischiati allo spettatore, dare il mazzo di carte allo spettatore e dirgli di mescolarlo e di prendere una casuale tra queste carte. Voi direte allo spettatore che potete guardare la carta per 5 secondi, fate, e memorizzarla e riprodurla sul cubo. Lo spettatore gira la carta, ve la fa vedere per 5 secondi che può contare anche lui, copre poi la carta e voi sarete in grado sul cubo risolto di riprodurre esattamente quella carta, vi farete ridare la carta e il cubo sarà uguale. Ma non è finita qua, perché poi potete farvi ridare la carta mescolata dallo spettatore, metterla in cima al mazzo che ora è girato di dorso nella vostra mano, con un gesto magico trasformare quel cubo mischiato in un cubo risolto e stendendo le carte tutti i cubi si risolvono. E come se non bastasse, potete nello stesso modo prendere il cubo che ovviamente adesso è mischiato e nello stesso modo con cui avete agitato la carta, agitare il cubo e magicamente di fronte agli occhi dello spettatore, quindi è un effetto davvero molto visivo, il cubo si risolve. Questo ha un impatto gigantesco nel pubblico, è una routine secondo me davvero molto completa. Ovviamente non ho detto che le carte con i cubi mischiati potete tranquillamente farle vedere allo spettatore e far vedere che sono tutti cubi diversi. In più, una volta acquistato questo effetto, nel tutorial, nella spiegazione che vi verrà data,
ci sono anche dei piccoli effetti che si possono fare con carte gaff contenute all'interno del mazzo. Ma passiamo ora al terzo ed ultimo effetto, almeno per questo video, ovvero The Cube di Usui Takamitz, un effetto che sicuramente è molto meno famoso rispetto ai due che vi ho appena mostrato. Parliamo prima di tutto di The Cube, ovvero il primo DVD fatto da Takamitz. Secondo me è un DVD davvero molto ricco, con molte performance e molte idee, che a me è piaciuto tantissimo. Non ho ancora portato performance di questo DVD, ma le porterò a breve. Ci sono tanti effetti, come vi dicevo, che sono elencati qua dietro. Ve ne citerò alcuni. Secondo me, ad esempio, uno dei più belli è la predizione, che consiste nel mettere due cubi sotto un telo, chiedere due cubi risolti, chiedere allo spettatore di andare a prendere da sotto il telo un cubo e mischiarlo sotto appunto questo telo, questo fazzoletto. Prendete poi il cubo mischiato dallo spettatore e gli chiedete anche di mischiare l'altro. Una volta che sono entrambi mischiati, li mettete entrambi sotto il telo. Lo spettatore ne può scegliere uno e ci sarà dentro un sacchetto da qualche parte un cubo, un altro, un terzo cubo, che sarà esattamente uguale alla mescolata dello spettatore. Quindi un effetto davvero bellissimo. Un altro che me ne viene in mente è il change, che consiste nel prendere un cubo mischiato e un cubo risolto, chiedere allo spettatore quale vuole mettere dentro un sacchetto e magicamente i due cubi si scambiano, cioè letteralmente il cubo che è rimasto fuori ed era, ad esempio, mettiamo scombinato, si risolve, e il cubo messo dentro il sacchetto risolto diventa scombinato. E c'è questo change davvero ben strutturato, bellissimo secondo me, ed è un altro degli effetti che mi è rimasto molto impresso di The Cube. Poi abbiamo The Cube Plus, che è un secondo DVD fatto da Takamitz, che aggiunge qualcosa alle routine già viste in The Cube, ma soprattutto aggiunge un effetto che si fa con questi due cubi di Rubik, che vengono dati in dotazione insieme a Cube Plus. Beh, è un effetto molto bello che consiste nel far scegliere a due persone, a due spettatori, un colore del cubo a testa, mettiamo caso verde e rosso. I due cubi vengono messi all'interno di uno stesso sacchetto, lo spettatore può andare a prendere i cubi, e su quei due cubi proprio mischiati inizialmente, le uniche due facce che si risolveranno saranno quelle dei colori scelti dallo spettatore, quindi in uno ci sarà una faccia verde e in uno la faccia rossa, come uniche facce completate. Un effetto bellissimo anche questo, la cosa bella è che appunto si può fare con due spettatori, con più di una faccia, e non c'è assolutamente nessun condizionamento. Bene ragazzi, questi erano gli effetti che volevo mostrarvi oggi, secondo me degli effetti davvero molto belli, che vi permettono di fare svariate routine con un semplice cubo di Rubik e che io appunto uso molto spesso in pubblico. Spero che un video di questo tipo vi sia piaciuto, sia stato abbastanza preciso e soprattutto interessante. Se è così, come sempre, lasciate un bel mi piace e niente, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, in più ci sarebbe in realtà un quarto effetto di cui vorrei parlarvi, questo creato da un certo Hyde, ma ne parleremo più avanti, vi terrò aggiornati.